che tutti quelli che hanno situazioni di questo tipo sono pessimi genitori. Qualche volta sono entrato in conflitto anche con le assistenti sociali, con cui lavoro da decenni, ma perché loro hanno dei vincoli differenti da quelli che avevo io, finché siamo arrivati a divenire un protocollo d'intesa in cui si lavora costruendo delle equip multiprofessionali che si occupano del benessere del soggetto in questo senso là. Quindi noi stiamo ragionando su una legge che ci sollecita, e su questo noi siamo stati molto d'accordo come Consiglio Nazionale, a tenere presente che in una situazione di particolare crisi che ha determinato un problema, quella è la separazione, ha maggior ragione di fare attenzione alla frequentazione equilibrata, di cui però peraltro dobbiamo fare attenzione anche normalmente per evitare di arrivare a quel punto di vista lì. E frequentazione equilibrata presuppone che noi ci rendiamo conto che quando è avvenuto quell'elemento critico più facilmente si determina quello che normalmente avviene, e quindi per quello che si è salto dal normale al patologico, ma per me non c'è un normale patologico, c'è un continuum con crisi differenti. Tutte le famiglie hanno una condizione in cui i genitori hanno situazioni differenti di equilibrio nel ruolo genitoriale. Normalmente avviene questo. Avviene perché differenti sono le condizioni di vita o le disponibilità del genitore, perché ci sono momenti in cui un genitore può svolgere un ruolo migliore di quello che può svolgere un altro, e quindi il problema non è tanto che sia esattamente identico la funzione genitoriale, ma che sia complementare ed equilibrata. Come possiamo applicare questo in una condizione in cui i genitori vivono separati? Perché questo è l'elemento più critico. L'ideale sarebbe, ma è nel mondo dei sogni, di genitori che si sono separati, ma si sono separati come coniugi, non come genitori. Non viene meno il ruolo genitoriale, ma questo va insegnato ai nostri ragazzi, va insegnato il fatto che bisogna distinguere nettamente quello che è la funzione coniugale e quella che è la funzione genitoriale. Perché, parliamoci chiaro, nei momenti di crisi è normale che mettiamo, senza anche volerlo, manipoliamo. Su questo poi, fatemi dire questa cosa, non arrabbiatevi, i nostri figli sono abilissimi a manipolarsi, lo sono anche con i familiari non separati, ma giustamente fa parte della sopravvivenza. Il figlio si aggancia col genitore in quel momento, lo tutela di più. Figuratevi quando i genitori sono separati e quindi l'elemento di confronto non esiste più, perché il figlio vede parti in momenti differenti. E quindi da questo punto di vista noi come ordine ovviamente confermiamo che deve esserci un rapporto continuativo con i capi genitori, che questo garantisce che il minore riceva pure istruzione e educazione della madre e parte del rifugio, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di suo genitore. Però non possiamo non pensare, come professionisti, che un conto è scrivere queste cose qua e un conto è poi realizzarle, perché avviene nelle famiglie non separate che questo non succeda, figuratevi quando c'è una separazione in cui c'è una difficoltà maggiore. Legislativo in termini anche di definizione dei servizi. Io ieri ero a Torino per un convegno che abbiamo organizzato sullo sviluppo della psicologia nell'ambito sanitario, un lavoro che ho fatto da 2 anni con l'Università Bocconi, avevo il Ministro della Salute, avevo il Presidente della Commissione d'Italia sul servizio sanitario, l'onorevole Marino, e i dati che ci portava la Bocconi, facciamo molta attenzione, se noi disinvestiamo da attività di prevenzione e di tutela, di promozione della salute, avremo un aumento di costi del Servizio Sanitario Nazionale. Ma non fra 20 anni, perché non investo in prevenzione e avrò patologie fra 20 anni, fra un mese ne avrò, perché avrò i momenti di crisi, le persone andranno in pronto soccorso, andranno in tribunale, aumenterà la conflittualità. Voi non avete idea di quanto aumento di situazioni problematiche che noi vediamo sia nei servizi sanitari che noi come ordine, perché questa condizione di disagio complessivo del mondo economico ha portato a un aumento della conflittualità. E scusate se difendo un po' anche la professione, mi aggancio alla collega delle scienze sociali, noi siamo messi in una brutta posizione, perché noi veniamo indicati come i responsabili di, ma siamo quelli che dobbiamo applicare certe norme in prima istanza. E
Quindi noi dobbiamo pensare che il problema è come realizzare questa cosa, ma mi verrebbe da dire che il modo per realizzarlo è che ci lavoriamo prima. Cioè, se noi avessimo servizi sul territorio che lavorano con le scuole, che lavorano con i servizi sociali, che lavorano con i pronto soccorso, che offrono un sistema di sostegno psicologico, di consulenza psicologica non patologica. Io ho sempre detto che lo psicologo è la professione che si occupa della normalità in crisi, che qualche volta diventa patologia, ma della normalità in crisi. E allora, se io lavorassi sulla normalità, preverrei gli eventi acuti che poi determinano i momenti di crisi. Lasciatemi spezzare l'arancia con i giudici, non perché devo farlo chissà come, ma a me compete, sono abituato un po' per professione a pensare così, io faccio o non faccio di positivo. L'esperienza del lavoro di 6 anni come esperto tecnico, ancorché in un settore diverso, perché il Tribunale di Sorveglianza ha altri compiti, mi ha fatto rendere conto che anche lì, intanto siamo tutti esseri umani, per cui dipende il giudice che trovi, dipende però anche dallo psicologo che trovi, non soltanto dall'altro. Spesso il ruolo dell'esperto tecnico è un ruolo molto periferico, ma io ho avuto anche un confronto serio con i magistrati che mi hanno detto: sì, è vero, tu dici cose interessanti, ma la legge mette me nella responsabilità unica della decisione. E allora mi aspetto che te, professionista, mi dia gli strumenti per decidere bene. Se non me li dai, sono costretto a decidere senza ascoltarti. E allora io mi sono spostato e me la sono presa con i miei colleghi psicologi. E su questo sto facendo corsi di formazione, perché dico, quando voi svolgete quel ruolo, e qui entro dentro il CTU, i CTP, tutte queste persone qua, dovete rendervi conto che voi dovete dare uno strumento di conoscenza e di approfondimento professionale a chi è obbligato per legge a decidere. E qui non fate i psicoterapeuti, non fate i counselor, non fate altro, fate la persona che con competenza professionale dà degli elementi di decisione, di valutazione. C'è ancora le voci del discorso precedente, ma forse ci aiuta a ragionare. Questo è un punto di arrivo, perché credo che il riferimento al doppio domicilio, inteso come è stato declinato prima, sia un elemento a cui noi dovremmo tendere. Esperienze di mondi, del mondo anglosassone, in cui c'è più storia in questo senso, ci dimostra situazioni in cui è realizzabile, è possibile arrivare a questo punto qua, con qualche difficoltà in più. Ci sono degli aspetti legali e giuridici che non competono a me, ma ci sono degli aspetti psicologici. Allora io devo essere consapevole che nel momento in cui tendo ad raggiungere questa condizione, l'elemento critico di essere separati non è influente, per quanto le persone siano, come dire, equilibrate, attente, non posso negare che arrivino da un conflitto, anche in parte superato. E anche in buona fede si può arrivare a manipolare l'atteggiamento e il comportamento. Allora forse l'unica soluzione potrebbe essere quella di pensare che la mediazione familiare è intesa come un momento però in cui ci sono competenze professionali differenti che devono lavorare in modo sinergico ma senza confondersi, perché un conto è la mediazione che fa l'avvocato, un conto è la mediazione che fa lo psicologo, e un conto è questa mediazione che fa l'assistente sociale. Soltanto se lavoriamo in modo congiunto possiamo ottenere un risultato positivo. Mi viene da pensare che la mediazione dovrebbe essere qualcosa che diamo dopo, che prima ha un significato, certo, di ragionare su come, laddove è possibile, prevenire certi conflitti drammatici e eventualmente poi gestiti, ma dopo deve supportare la genitorialità, perché se noi, come diceva qualcuno, chiudiamo il percorso con la sentenza di divorzio e pensiamo che tutto sia finito lì, abbiamo sbagliato, perché i problemi poi subentrano dopo, e la maggior parte delle famiglie trova soluzioni autonomamente o le trova con il discorso del rapporto con l'associazione di autoaiuto, di volontariato, l'associazione organizzata, ma perché mette in piedi una condizione che è dimostrata scientificamente in altri campi, quindi non è campata per aria, è che la condizione dell'autoaiuto determina un elemento di sostegno al cambiamento, ma che non può lavorare disgiunta da una competenza professionale. Un po' veloce perché poi spero di farne avanti, ma abbiamo tempo di discutere dopo. Quindi
questo discorso qua, che noi dobbiamo puntare a questa costruzione delle reti sociali. Se noi abbiamo ben presente che nel momento in cui ho un domicilio separato, sicuramente il genitore si trova in una difficoltà maggiore, non diciamo che sia più peggiore o migliore, ma è una criticità maggiore, perché si trova a essere in quel momento come genitore solo, ancorché abbia un nuovo compagno o compagna, non cambia che ruolo differente. Spezziamo la lancia anche con nuovi compagni e compagni che hanno visto i sorci verdi con i figli dell'altro compagno, perché poi nei momenti di crisi adolescenziale la prima cosa che ti viene detta: ma tu cosa vuoi se mi chiami padre o mia madre? E anche questo non è mica non poco. Non sempre. Infatti non sempre. Ma infatti non voglio generalizzare, però voglio dire che l'alimento è talmente complesso che noi non possiamo far finta che non determini poi delle situazioni problematiche. Allora, devo avere un elemento, lo Stato, se vuole dare un discorso di welfare, deve darmi questo, cioè deve darmi la possibilità di avere momenti di consultazione a basso livello in cui io possa avere conforto in certi momenti critici, che poi sia pagato lo Stato, che sia fatto con convenzioni, che sia fatto dal privato organizzato, questo poi farà parte delle scelte politiche, ma non può essere lasciato solamente al caso o lasciato alla possibilità, all'illuminazione della persona. Alcuni mezzi hanno il vincere della quotidianità, è una specificazione di queste cose qua. Ecco, qui è già stato detto che la genitorialità si basa sul concetto di genitore equivalente anziché il collocatario. Mi verrebbe solo da aggiungere questo: mi piacerebbe che la legge dicesse genitore temporalmente prevalente, intendendo il concetto che in un momento uno e in un momento l'altro, e che quindi in questo senso spinga ad un discorso il più possibile di divisione dei tempi, ma che non sia fatta con un discorso formale per essere metà per forza, perché in alcuni casi non è oggettivamente realizzabile, non sia dal punto di vista psicologico della decisione del tempo e della decisione. E qui arriviamo al discorso della... C'è un errore, la bigenitorialità non parla del genitore prevalente, non ne parla. Non ne parla. Io sono un pezzo della... Anzi, ha ragione, poi ma ho visto che c'è delle cose. Veniamo alla mediazione. Allora, il primo elemento è che noi cerchiamo di capire che cos'è la mediazione, cosa serve, come si applica, chi mi partecipa, e poi dobbiamo definire il ruolo del mediatore. O forse dovremmo dire il ruolo dei mediatori, perché c'è mediazione differente a seconda delle competenze. Credo che su questo campo qua noi dovremmo lavorare maggiormente. E fatemi spezzare una lancia rispetto al discorso delle professioni ordinate. L'onorevole Buttiglione ha parlato della legge appena uscita, che sia il numero 4, il riconoscimento delle professioni non ordinate, dicendo che questa cosa qua, per fortuna, norma la possibilità di costruire associazioni specifiche all'interno degli ordini professionali. Non è così, non è vero, non è così. La legge deve essere ancora applicata. Io sono stato uno fra quelli che più volte ha detto: non facciamo condizioni di serie A e condizioni di serie B, e non vi voglio dire chi per me è A e chi per me è B, facciamo tutti ordini professionali, ma per un motivo molto semplice: perché essere un ordine professionale presuppone che io definisca quali sono le mie competenze, quali sono i miei attributi, ne risponda di fronte alla legge dell'aspetto deontologico di tutela. La legge che è appena passata non è così, non pone lo stesso piano, e questo, secondo me, l'ho scritto sul sito del mio ordine, mette a grave repentaglio la salute del cittadino, perché compete a un ordine garantire per i suoi professionisti, con tutte le difficoltà che poi abbiamo, e un lavoro che noi stiamo facendo, che i medici per fortuna non hanno, e che i medici sono una professione riservata. Cioè, fare medico in Europa, io lavoro anche con il Ministero della Salute per il riconoscimento dei titoli esteri, per cui incontro i colleghi medici, vuol dire che in tutta Europa, in tutto il mondo, devi essere laureato in medicina. Lo psicologo non è ancora così, abbiamo situazioni in cui gli psicologi arrivano da formazioni differenti. Non che non ci siano competenze importanti, ma sono cose differenti. Allora io devo rendermi conto che lo sviluppo è avere una serie di professionisti che non siano dei tutori.
creare un catalogo delle competenze su base volontaria. Stiamo lavorando con la magistratura perché ci sono anche magistrati illuminati. Due mesi fa il procuratore della Repubblica di Torino che si occupa dell'applicazione del decreto di Lanzarote, che è quello che prevede l'assistenza nell'audizione dei minori vittime di abuso, mi ha acchiappato il telefono e ha chiamato l'ordine per dire cortesemente mi dà il nome di psicologi esperti in questa cosa qua, in modo che posso chiamarli, perché io conosco dei psicologi, ma vorrei chiedere persone specifiche. E noi ci stiamo attivando a definire qual è un profilo di competenze minime che il professionista deve avere per poter fare quell'attività. E quindi ben venga il fatto che lavoriamo anche in sinergia con le università perché vengono formati con percorsi differenti, competenze differenti. Io credo siano un po' questi i punti su cui dobbiamo ragionare. La mediazione familiare si configura come uno strumento di gestione del conflitto al servizio di un paradigma di giustizia riparativa a favore di un processo di costruzione di una realtà costituita e condivisa dalle parti. Questo è un po' il parere che abbiamo sostenuto, che abbiamo portato avanti. Guardate, il ruolo del mediatore in tale processo costruttivo fornisce alle parti strumentali competenze che non si esauriscono nell'individuazione di un accordo. Allora, il ruolo del mediatore, e qui vi parlo del mediatore psicologo, è il ruolo di chi deve cercare di far sì che le persone colgano gli elementi positivi nell'altra persona ancorché in conflitto, e sulle parti positive si trovi una modalità condivisa di intervento. Scusate, lo fa lo psicologo, lo fa il neuropsichiatra, lo psichiatra, non può fare un'altra professione, che è la capacità di cogliere i segni prodromici di una problematica. E a quel punto poi chiede l'intervento dello specialista che dice attenzione, qui rischiamo di scompensare alcuni nuclei e bisogna intervenire, e quindi dico al magistrato, va bene tutto quello che decidi, però affianca un sostegno in una qualche misura. E il processo quindi diventa efficace solamente se troviamo delle strategie e soprattutto se noi riusciamo a far sì che si lavori anche nell'interesse del minore.